Abbiamo Antonio Sorice. Antonio Sorice, avviciniamoci, facciamolo venire qua al centro. Antonio, oh, guarda qua, buonasera. Buonasera. Sempre tu sei, sì, ti sei cambiato perché, sì. Ecco qua, non è che si veste lui in genere così, ma lui si è, diciamo così, notredamizzato. Perché? Perché stasera canto due canzoni tratte dal musico di Canto Cocciante, Notre Dame de Paris. Ah, Esmeralda! Guarda che era triste certe volte Cocciante, pensa che Cocciante è talmente brutto che ogni volta che passa davanti al computer si appiccia l'antivirus, guarda, te lo giuro. Però stasera invece noi ci divertiamo, o quasi, perché poi questa è una canzone seria, c'hai pure la scarfatillo, c'è proprio la gobbetta quella là proprio del protagonista. Quali sono le canzoni? È un musical ambientato appunto nella Parigi del 1432, che tratta della struggente storia d'amore di Quasimodo ed Esmeralda. Questo musical sarà diviso in due parti, la prima parte tratterà della bellezza di Esmeralda e la seconda, in quanto verrà uccisa Esmeralda, parlerà proprio appunto della morte. Una cosa da proprio allegra, sto scherzando, però fate un applauso ad Antonio Sorice, che è un grande. Eccolo qua, Notre Dame de Paris. Per una volta io...
sarà passato, la terra scoprirà i nostri due scheletri abbracciati, e il mondo lo saprà che Quasimodo amò Esmeralda, la raggiunse, la strinse a sé, oltre i baci da respirare e la morte che dà la vita all'amore che mai. Il mio corpo l'ho abbandonato, mangiatelo a voltoi, che la morte ha già incatenato i nostri nomi e noi. Così l'anima vola via, via da un misero mondo perso, questo amore sarà una scia tra le luci dell'universo, tra le luci dell'universo. Balla mia Esmeralda, canta mia Esmeralda, complimenti davvero. E si continua velocemente senza soluzione di sorta. Tarantella, vai!